Ciao ragazzi, ben ritrovati in Androlink e bentornati su Xenoverse. Per Aspera ad Astra, l'ultima volta abbiamo sconfitto la palestra di Lieutenant Surge e oggi ci accingiamo a scoprire cosa si nasconde nel casino di Sagittopoli. E siamo nelle fogne, a dire il vero, siamo entrati nel casino, c'era un pulsante segreto da premere e siamo arrivati nelle fogne. Tra l'altro abbiamo un nuovo avversario e un nuovo Pokémon anche, Chimahoo, sembrava un topolino, è diventato una roba enorme. Vado con Sprizzolampo. Non ha effetto, quindi terra. Spero solo che non ti scopra il capo. Cosa? Ma speriamo che vada bene. Mi sembra che non ci sono selva... Ci sono. Ma quindi Chimahoo è tipo Wishiwashi? Bella come idea alla fine, dai. All'acqua non ci posso andare, però ci sono molti allenatori. Le fogne sono più vicine al sottosuolo. Da qualche parte ci sono dei fossili rari. Non funziona proprio così, ma ok. Bel labirinto, devo ammettere, eh. Però intanto con repellente posso fare... un Revitalix Maxo! Wow! Vabbè, sì, Revitalix è come lo chiamavi da bambino. Dunque, questi qui sono solo delle grate. Invece di là proprio c'è il passaggio vero e proprio. Allora, scusami. Se vado di qua è giusto, no? No, forse no. È un bel labirinto. Sì. Wow, attenzione, chi è questa? Carolina. Preferisce musica underground. Wow, chi è? Hip hop, hip hop. Okay. Io allora non so dove sto andando, quindi è chiaro che sto andando a caso. Ok, quindi devo attivare quel robot. Va bene. Quindi qui non è la strada, devo tornare sotto. Ah, ma c'è anche qui. Aspetta, allora, forse questo qui. No, non vuole impiastri, va bene. Niente, torniamo. Ah, no, 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 niente sotto. Oh, oh. Ehi, certo. Deve essersi attivato qualcosa. Sì, sì, ma vado un attimo sotto prima. Su cui fare affidamento per una lotta... Ah, questo mi porta all'uscita. No. Attenzione. Perché mai costruire un tempietto in un posto del genere? Fossi in te ne starei alla larga. È una tana, forse. È più che un tempio. Niente, abbiamo finito allora. Possiamo tornare al robot che era spento. E quindi continuare. Ma piccolo come posto alla fine, eh. Ehi, perché diavolo mi hai riattivato? Ero qui per un motivo ben preciso. Bloccare l'accesso. Ti terrò alla larga con una lotta. 4-4-RF, nulla, invece nulla. Vai con l'Electro Swing. Pronti! Oh, comode. Ah, sono solo luci. No, ero già pronto a affrontarmi con... ad affrontarmi insieme a... ad altre reclute che... tipo Team Rocket, no? La base del Team Rocket in oro e argento. Alcuni schermi spenti, alcuni accesi. Niente repellente, ok. Ok, qui è bloccato. Ah no, qui non è bloccato. Ah sì, invece sì. Ma è semplicemente così, per bellezza proprio. Va bene, no, no, ci sta, eh. Però... Oia! Ma guarda un po', alla fine ti sei fatto vivo per davvero. Lui è dentro di sé all'alter. Non è per un ordine impartitomi da quel vecchiaccio. Se sono qui è perché io lo voglio. Ma è una specie di... insetto meccanico dietro quell'affare? Non il Pokémon, ma la macchina. Smanio l'idea di sfidarti per dimostrare in primis a me stesso di esserti superiore. Tu, il pivello a cui tutti hanno sempre dato una mano, pagherai perché ti risparmi. Soccomberai dinanzi alla vera potenza. Non è dinanzi con due N? Boh. Alter. Fatti. Chimahoo. Ah, ma mi sta venendo il dubbio. A meno che non è dinanzi per dire... No, è dinanzi. Non lo so, mi veniva in mente dinanzi. Non lo so perché. Ah, tentennato. Perfetto. Privazione, non so se ha oggetti. Baccace... Top. Boia.
tipo terra, quindi una mossa volante gli fa comunque un danno normale, però almeno gli facciamo danno e anche va KO picchiaduro, ok. In base a quanti Pokémon hai in squadra, lui ti colpisce. È una mossa che mi ha sempre incuriosito, comunque sia, picchiaduro. È carina, come... È debole. Però ti fa un danno di 60 se hai 6 Pokémon. Chimahusa è andato. Bene. Fatail, veleno. Folletto veleno. Cavolo. Rimango. Va bene, va bene. Neanche tanto alla fine. Per impuntura perché? Ma con carineria mi mandava in range di attacco rapido e via. Vabbè. Peggio per lui. Però mi ha avvelenato. Rapidash. Ma cavoli. Phantom. Idrobreccia. Sì, sarebbe Phantom, però con la E finale si legge Phantom. Lo dico per chiunque non l'abbia mai visto, mai sentito nominare. Tuono. Ah, quel Rapidash! Ah, spiego attacco, vai. Sicuramente farà tuono anche stavolta. O comunque sia un attacco tifone. Ma. Spiego attacco ancora una volta. Sto cercando di fargli scoprire quanti più attacchi possibili. Per capire cosa fargli. No, Vitalerba no, non mi serve. Mi servirebbe ricarica totale. Dovrei avercene una, sì. Perfetto. Ottimo. Insomma, sono anch'io elettro, quindi. E il fuoco bomba? No! Ah, ricarica totale. Allora non è più su tutte le furie. Si è calmato! È paralizzato, ti pareva, mannaggia la miseria. Però non è più confuso. Dai! Lava sbuffo. Perfetto. Ah, santo cielo. Rexquiem, oddio, Rexquiem, via. Vai, mandiamo Tianlong. Starter contro starter. Ah no! Ah, questo! Altri tre Pokémon, cioè, oltre a questo altri due. Cavoli, pensavo che era là, quello là, come si chiamava? Sabolt si chiama l'altro Pokémon, il suo starter, insomma. Oh, sa ingrandito? Drago Pulsar, non mi ricordo che tipo è, buio? Urto scuro, buio. Brutto colpo mi ha salvato sicuro. Allora, Endeavor, facciamo a capirci. Basta un lava sbuffo, un lanciafiamme. Un lanciafiamme e basta. 4 per e via, a casa. Guarda lì ora com'è fresco, pimpante e veloce. Una volta curato. Sì, pugno scarica. Vabbè, abbiamo capito. Dai. Va cacao però. Vabbè, è andata comunque bene. Resiste, ma non resiste in realtà. Eccola qua. La forza che ho tanto desiderato. Non ce l'hai. Perché? Tutto questo potere non ha sortito nessun effetto contro di te. Forse non sono l'unico ad aver affrontato delle difficoltà. Che anche tu abbia dovuto superare prove ardue che hanno temprato te e i tuoi Pokémon? Ah, si è tolto l'orecchino. No, non ha più potere. Forse questa acrimonia che mi ha sempre spinto contro tutto e tutti non è nient'altro che invidia. Ma questo atteggiamento ramoccioso non porta lontano. Si dice che i Pokémon siano il riflesso dell'allenatore e se hai vinto vuol dire che sei un gradino sopra di me. Perciò ho solo da imparare da uno come te. La cosa che i Pokémon rispecchiano l'allenatore è verissima. Infatti, i Pokémon del team malvagio, di tutti i team malvagi, sono malvagi anch'essi. Infatti riflettono l'allenatore. Senza il controllo la potenza non è nulla. Ed io mi sono fatto sopraffare da quest'ultima per dimostrare a chi mi ha sempre messo i piedi in testa di avere qualcosa. Ma così facendo non ho fatto altro che assecondare i piani di quei babbei. Eccoti qui. Ah, Link, tutto bene? Lo sapevo che saresti riuscito a scovare il passaggio, è certo. E lui chi sarebbe? Cioè,
Nient'altro che una pedina nelle mani del Team Dimension. Trey, se preferite farla breve. E così Link ti ha dato una bella lezione, eh? Così pare. Lasciate che mi renda utile per aiutarvi a sventare i piani di quel manipolo di pazzi. Ci ha preso per dei disprovveduti per caso? Affidarci a te sarebbe come finire dritti in trappola. Ha ragione Aster! Ma io gli credo. Dobbiamo fidarci di quel tipo? Assolutamente sì! Beh, non avremo altro modo di salire su quel razzo, in effetti. Ah, è un razzo? Ok, forse me lo sono perso. L'hanno già detto e me lo sono perso. Sì, sembra proprio che i tuoi amici ripongano molta fiducia in te, Link? Lei è innamorata, ovviamente. Restiamo focalizzati sull'obiettivo, ragazzi. Trey, dici cosa fare per fermare tutto questo. Non c'è molto che si possa fare ormai. Questo razzo da un momento all'altro partirà alla volta della luna. Sul serio? L'unica chance è salire a bordo. Forza allora. Link, aspettiamo solo te. Magari un centro Porygon, non chiedo molto. Niente centro Porygon, va bene. Va bene. Ci sono. Sono stufo di aspettarvi, insomma siete pronti? Attenzione, una volta a bordo non potrai più tornare indietro, né tantomeno acquistare altri strumenti. Vuoi davvero proseguire? Certo. Andiamo. Wow, ragazzi. Wow. Giusto in tempo. E quindi ora che si fa? Mettete queste e non fate domande. Vabbè, sì, ragazzi, saranno delle tute. Se non volete schiattare e respirare nello spazio aperto, dovete indossare quella roba. Meglio adesso? E perché tu non la indossi allora? Io sono un cyborg. Abbiamo deciso di fidarci, no? Mettiamo queste tute, forza. Ma un casco, no? Ma senza un casco saremmo davvero capaci di sopravvivere nello spazio? Sembra abbia dei respiratori integrati al tessuto così da evitare di portare un casco da astronauta. Ma che cazzata! Ma non è vero, non esiste! Ma abbiamo un cervellone qui, Senti un po' tu. Hai detto che questo razzo è diretto sulla luna. Senti un po' tu. Hai detto che questo razzo è diretto sulla luna. È lì che avrà... Già. L'Eclissi Xenoverse avverrà lassù. L'Eclissi Xenoverse? Stando agli antichi racconti, la scissione tra Luxflan e Draglisk sarebbe avvenuta sull'orbita che la luna descrive attorno alla Terra. In altre parole, questa faglia interdimensionale sopita si materializzerà proprio sul suolo lunare. Bah. Pare che Victor voglia sul serio addentrarsi nello Xenoverse e distruggerlo dall'interno. Ma non possiamo permetterglielo. Ne andrebbe dell'incolumità della Terra stessa. Ottima sintesi, Aster, come ti chiami. Ma se non ci dividiamo e scopriamo i vari ufficiali, queste non saranno che chiacchiere al vento. Per proseguire e sbloccare il passaggio servirà a sconfiggerli e disattivare le barriere. Niente di così complicato per voi, spero. Bene, allora. Vi chiedo solo il favore di lasciare a me quei due rottami di A e B. Di come vi muoverete non mi importa poco. Andiamo, ragazzi, mettiamocela tutta. Va bene. Allora, sconfiggiamo... Va bene. Oh, attenzione, si può entrare anche qui? Cosa c'è qui? Ah! Ok. Va bene, una scienziata che lavora per il Team Dimension è pazza, va bene. Comunque sia, questa qui non aveva nulla. Tu invece? Il tuo casco è davvero strano, qual è il tuo numero recluta? Tu non sei una recluta, già. Ma quella scienziata che sta senza tuta? Come sopravvive? E qui cosa abbiamo? Una stanza con un ufficiale. Wow. Ok, attenzione. Link. La puzza di rottame qui si fa più intensa. Vi ho trovati A e B. Ma tu guarda, e così due guastafeste hanno fatto squadra di nuovo, eh? Se sto sognando qualcuno mi dia la scossa, non avrei potuto chiedere di meglio. Qui qualcosa non quadra. Di solito quei due pagliacci non fanno che stupide battutine in coppia. Ma stavolta è diverso. Anche la host, raga. Bella. Non sarà che... Ebbene sì, caro mio cyborg difettoso.
Il piano di annientamento dello Xenoverse richiede lo schieramento delle armi più potenti, per cui non ho fatto altro che offrire al generale i miei servigi, al contrario di te. E ormai non esistono più né A né B. Io sono la macchina risultante della loro fusione. Io non sono né Goku né Vegeta, sono soltanto il guerriero che ti sconfiggerà, il Sergente S! Sono carico come una molla! Però è figo. Bello. Questo, no, sapete che è successo? Non è che si sono fusi. Loro, in realtà, quando si sono fusi, erano rimasti piccoletti uguali. Poi si sono guardati Jojo e sono cresciuti esponenzialmente. Questo è un inside joke. Non avrei potuto fare scelta migliore quando ho deciso di unirmi al programma del generale. Lascia a me questo supererottame senza cervello, Link. Tu devi proseguire. Stupido cyborg, non sai quel che ti aspetta? Che cosa mi succede? Non riesco a muovermi. Te lo spiego io, mio caro cyborg difettoso. Il mio nuovo potere mi consente di manovrare tutte le truppe robotiche nei paraggi e, se te lo fossi dimenticato, anche tu ne fai parte. Una volta tanto seguirei gli ordini di un tuo superiore e te ne starai al tuo posto. Inoltre, il generale sapeva che non ce l'avresti fatta a fermare Link, perciò ha incaricato me di farlo. Sarà molto più facile con un fastidioso bug in meno a Zonzo, bzabza. Dannati. Questo maledetto corpo che non ho mai chiesto mi ha fregato. Per quanto mi pesi, tu sei l'unico che possa aiutarmi, Link. Fallo fuori! E ora veniamo a noi, moccioso. Non pensare che il potenziamento si limiti a me. Assaggia la nuova forza dei miei Pokémon! È chiaramente un personaggio di JoJo, guarda che vestito, guarda che posa. È uno stand lui, ecco, non è un personaggio ma uno stand. È diverso, è diversa la cosa. Però veleno d'acciaio contro un folletto veleno, bello affare. Ho risolto tutto. Bene, a fuoco dentro lui. Ha tritartigli. Anche la musica è diversa se non sbaglio. Tritartigli, ragazzi, fa paura, eh. Lascia fiamme. Squagliamolo, va. Però la musica, ragazzi, Steelix. O acqua o fuoco fa sempre danno alla fine. Se era acciaio roccia era un bel problema. Cavigore? Vabbè però. Abbiamo revitalizzato Endeavor e sconfitto Steelix con Fanghiglia. E rimandiamo Endeavor, appunto. Buono. E lava sbuffo, vai. Quindi il tipo acciaio hanno loro. Definitivo. Non tutte le reclute. A posto. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Prossimo Pokémon? Bisharp, vabbè. Bisharp è il suo. Non credo sia Bisharp quello. Danno normale? Acciaio fuoco? Fuoco bomba. Ui. Testardo, Poteva fare metal testata, era meglio. Magari mi faceva tentennare. Non avrebbe comunque vinto, però. E vabbè, è andata così. Error.exe. Windows non funziona più. Non è possibile. Io sono il Sergente S. Non posso perdere. Batteria scarica, il sistema verrà arrestato. Batteria scarica così a caso. Ben fatto, Link. Assieme a lui, ora anche le barriere laser di colore giallo dovrebbero essersi disattivate. Questo vuol dire che ora l'accesso alla prossima stanza è libero. Tu prosegui pure, ma io non verrò con te.
Questo energumeno ha detto di avere un sistema che gli consente di manipolare i robot nei dintorni. Se riuscisse a sfruttarlo a nostro favore, non avremmo più seccature contro quelle reclute. Ci deve essere un metodo e io lo troverò. Intanto, da quei tuoi Pokémon. In questo posto non ce la prende dalla leggera. Ah, tranquillo però, cioè, se me li vuoi curare, con calma, eh. Ragazzi, ho visitato tutti quanti i posti che c'erano da visitare e non c'era granché, qualche oggetto e qualche recluta. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!